Stasera riusciamo a chiudere la partita? Io spero di sì, ma lo spero per i cittadini di Garvagnate, per le farmacie e non solo per i lavoratori, per il servizio che in questo momento non viene dato alla città. Grazie, buon lavoro. Grazie. Riusciamo a chiudere la partita delle farmacie? Io penso che la partita si chiuderà, nel senso che la popolazione si riapproprierà delle proprie farmacie e i dipendenti saranno ripristinati nei loro posti di lavoro. Non può essere diversamente, sarebbe troppo insensato il contrario. Sindaco Marone, questa sera chiudiamo la partita delle farmacie? Io spero che la politica non abbia il sopravvento sul buon senso e che quindi il buon senso premi la riapertura delle farmacie. Garbagnate ne ha bisogno. Grazie, buon lavoro, grazie. Consigliere Andreani, questa sera chiudiamo la partita delle farmacie? Assolutamente sì, penso che in qualche modo da questo consiglio si riesca a definire finalmente questa vicenda. Siamo speranzosi di non doverla trascinare ancora per nessun tempo, insomma, quindi sicuramente arriveremo all'atto finale, la decisione definitiva su questo argomento. Grazie, buon lavoro. A lei, grazie, buon lavoro. Una battuta al volo, stasera chiudiamo la partita delle farmacie? Mi auguro di sì, per noi c'è tutta la buona volontà. Sì, ci auguriamo proprio di sì e speriamo che ci siano i numeri sufficienti per definire questa partita e dare una speranza sia ai lavoratori delle farmacie e soprattutto ai garbagnatesi per avere un servizio e la continuità del servizio, insomma, questo è il nostro augurio. Grazie. Vice Sindaco, buonasera. Si chiude stasera la partita delle farmacie? Che si chiuda sperando di riuscire ad ottenere qualcosa per le nostre farmacie, i nostri cittadini e i dipendenti. Tutto sta alla decisione del Consiglio. Due cose fondamentali. Le farmacie devono rimanere aperte e i dipendenti devono ricominciare a lavorare. Questi sono i caposaldi su cui bisogna ragionare. Tutto il resto non serve a nulla. Grazie, buon lavoro. Io spero se il Consiglio Comunale diventerà buon senso, se le forze della maggioranza che l'ultima volta non c'erano capiranno che dovevano mettersi d'accordo con l'opposizione, penso che il problema delle farmacie si risolverà. Speriamo che il Consiglio Comunale approvi la delibera per l'apertura delle farmacie e per il bando pubblico, per il bando di evidenza pubblica. Non dipende da me, dipende dal signor sindaco e dalla sua maggioranza se ha intenzione di chiudere questa partita. Noi come PDL abbiamo sempre dato massima disponibilità a risolvere i problemi. Mi sembra che questa sera si deve partire da una base di partenza, la riassunzione dei dipendenti e la riapertura delle farmacie. Questa sera chiudiamo la partita? Per il bene della città e per il bene dei lavoratori speriamo molto di sì. Grazie, buon lavoro. Da prevedere un affidamento in house ad ASM per almeno 8-12 mesi della gestione del servizio. Il consigliere comunale, ogni assessore ha diritto di dire quello che le impone la pensa. E i cittadini, per cortesia, i cittadini devono stare zitti. Allora. Per favore, i lavoratori e portare un danno sociale e economico alla comunità. L'esito del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2011 ne è una dimostrazione, signori e cari cittadini. Dove dei consiglieri con il loro atteggiamento, alzandosi dal banco del Consiglio Comunale, hanno fatto mancare il numero legale e dove... Perché sennò sono costretto a dire alle forze dell'ordine di farvi individualmente. Allora, i consiglieri comunali di maggioranza o di minoranza. Consiglieri, forze dell'ordine, per cortesia. Non c'è ridere a nessuno, perché prima l'educazione. Contrari? Signora Daniela, sono 1:30 e il Consiglio Comunale è iniziato alle 21. Aprite o non aprite domani mattina? Questo non glielo so dire. Aprire? Non apriremo sicuramente noi, in quanto non, con un telegramma ci sono state ritirate le chiavi degli esercizi.
e fino a prova contraria, finché non decideranno che cosa fare, se sono riuniti ancora, noi siamo sempre pronti a riaprire le farmacie. Io l'ho sempre detto, lo ribadisco ancora, siamo professionali, saremo anche in farmacia domani mattina, malgrado l'ora tarda del Consiglio Comunale. Noi siamo professionali, siamo per riaprire le farmacie. Abbiamo fatto ore e ore di freddo e di gazebo, quindi non ci spaventa anche domani mattina riaprire le farmacie. Grazie. Consigliere Fumagalli, domani mattina aprono le farmacie o no, visto che sono l'una e mezza e questo consiglio è interminabile? Mi auguro proprio di sì, a questo punto non esistono più motivi per non aprire le farmacie comunali, nel senso che il consiglio a maggioranza ha deciso che da domani le farmacie tornino in gestione ASM e riaprano. Speriamo, ce l'auguriamo tutti, soprattutto per i cittadini garbagnatesi.